Il problema è che in psicoterapia c'è una cosa fondamentale da fare: utilizzare le risorse del paziente. Ma come? Nella mia analisi di un centinaio di tecniche in terapia breve ho capito una cosa molto interessante. Molte di queste tecniche sono fatte per creare qualcosa dal nulla. Cerchiamo di capire meglio. In un precedente video ho parlato della domanda del miracolo, che praticamente è una domanda in cui tu chiedi alla persona di descrivere uno scenario desiderato. E qui c'è una cosa particolare. Mentre all'inizio veniva utilizzata soprattutto per definire gli obiettivi, col tempo si è vista una cosa particolare, appunto, cioè che le persone semplicemente descrivendo lo scenario miracoloso già attuavano dei cambiamenti. Com'è possibile questo? Ne ho parlato meglio nel video apposito, appunto, sulla domanda del miracolo, però l'aspetto interessante è che delle persone descrivendo lo scenario senza il problema, quello che faranno in quello scenario, già iniziano a mettere in atto quelle percezioni e quei comportamenti che hanno descritto. E qui casca l'asino. Non mi ricordo da che film c'era questa citazione. Qui casca l'asino. Vabbè. Tutta una serie di tecniche in psicoterapia va proprio a indurre la persona a creare, a costruire, a mettere in atto di nuovi comportamenti, dei nuovi significati, delle nuove percezioni. E lo fa senza chiederglielo direttamente, senza dirgli fai questa nuova cosa in una maniera diretta ed esplicita. E c'è una classe particolare di tecniche che fa questo. Si tratta delle tecniche come se, cioè quelle tecniche in cui chiede alla persona di comportarsi come se delle determinate condizioni fossero già avvenute, per esempio come se i tuoi colleghi ti apprezzassero, come se tu ti sentissi più sicuro di te, come se quel risultato fosse già raggiunto, come se. Un altro modo è quello di utilizzare la tecnica della scala, anche questa l'ho spiegata in un altro video. Chiedo alla persona di descrivermi il punto della scala in cui si trova, mi trovo a 6, e poi inizio a chiederle di descrivermi che cosa noterà nel momento in cui sarà a 7 e di notare proprio da questa seduta alla prossima tutte le cose che avverranno, che le diranno che è un gradino più in su. E la cosa incredibile è che la volta dopo torna dicendomi: le ho messe in atto quelle cose. Se volessimo dare una spiegazione filostrutturalista, potremmo dire che questo tipo di tecnica, usata in questo modo, probabilmente va ad orientare l'attenzione, la memoria e altre funzioni cognitive verso quegli aspetti, in modo tale che poi la persona la volta dopo torna avendoli messi in atto perché sono stati più percepibili, più facilmente individuabili e quindi anche più facilmente agibili. Oppure, usando un linguaggio più caro all'ipnosi, possiamo dire che mettiamo la persona in uno stato che è più facilmente attivabile da certe situazioni. E quello stato a sua volta orienta percezioni e comportamenti della persona verso quelle situazioni stesse. Però questa spiegazione è troppo poco definita per i miei gusti. Quello che ti deve interessare comunque è questo: esistono una serie di tecniche che rientrano all'interno di quella logica che ho chiamato creare dal nulla, che è peraltro un nome che ho preso da un libro di Giorgio Nardone che si chiama Cavalcare la propria tigre. Il tuo scopo quando vuoi perseguire questa logica è questo: aiutare la persona a mettere in atto dei nuovi comportamenti, delle nuove percezioni in modo apparentemente, o almeno apparentemente spontaneo, in modo tale che orienterà le sue azioni e percezioni verso un fine che l'aiuta a sbloccare delle risorse o anche a saltare degli ostacoli. Molti interventi di ristrutturazione anche hanno questo tipo di fine, per esempio quando vuoi veicolare dei significati che servono proprio per creare delle nuove percezioni o dei nuovi comportamenti, indurre all'azione, come dicevo nel video sul linguaggio evocativo. Creare dal nulla, creare nuovi comportamenti e nuove percezioni, e quindi da qui nuovi significati, che poi alla fin fine è la base della psicoterapia tutta. E ti invito a fare un ultimo ragionamento. Pensaci un po' e poi posta qui sotto un po' di tecniche, un po' di ristrutturazioni, un po' di idee che seguono la logica di aiutare la persona a creare dal nulla dei nuovi significati, dei nuovi comportamenti o delle nuove percezioni. Così potrai allenarti, utilizzarle poi anche tu dal tuo lavoro, nella tua pratica, e allenare te stesso a tirare fuori le tue risorse di psicoterapia apparentemente dal nulla.